Sigla. Sigla sto cippo perché poi ci sono i diritti di autore. Buongiorno a tutti. Oggi è venerdì. E si va al lavoro, il venerdì del bancario. Vedo effetto aureola molto cinematic. Andiamo al lavoro, molto addormentati perché in questo periodo stanno spuntando dentini a casa nostra. Sciarpettina perché 10 gradi virgola 5, il siciliano sente freddo, anche perché sostanzialmente è stata estate fino a qualche giorno fa. Un elicottero ci sorvola, chissà che cosa sta succedendo. Oggi è il giorno X, oggi esce l'iPhone X. Alle 9 si potranno piazzare gli ordini e io non so ancora cosa fare. Non so ancora cosa fare perché da un lato il mio 6... Yuppie! Da un lato il mio 6 è un po' vecchiotto, comincia a rispondere a... che sole a rilento, e lo uso per un fracco di cose, GoPro, drone, dall'altro lato volentieri mi risparmierei questi soldi, ma ho già l'acquirente che vuole il mio telefono, quindi sarebbe un cambio. Vedremo, alle 9 deciderà lo scoccare dell'ora X e vediamo come va a finire. Oggi ci incamminiamo verso Siracusa dallo studio televisivo itinerante, ritornata l'Audi, ritornata la GoPro con la suction cup appizzata al vetro, e oggi non so di cosa parleremo a parte il discorso dell'iPhone, lo vedremo se ci viene qualche idea, altrimenti nulla. Ho ricominciato la coltura idroponica l'anno scorso, avviata con successo, piantine, lattughe, spinaci, peperoncini di tutte le specie, se non che d'estate noi siamo un po' vagabondi, due giorni qua, due giorni là, è la vacanza, è Budapest, è il campeggio ed è morto tutto. Pensavo che la coltura idroponica fosse più facile rispetto alle piantine da questo punto di vista, perché la piantina la devi innaffiare ogni giorno, ogni settimana, non so. Detto, la coltura idroponica con quella riserva d'acqua dura, e in effetti è così, perché c'è una bella riserva d'acqua, ma non ho tenuto conto del fatto che innanzitutto le piantine dentro casa d'estate, quando non ci siamo anche per uno o due giorni, arrivano a una temperatura di circa 40 gradi, quindi a mo' di passatini in forno dello chef Canavacciuolo. E poi comunque a maggior ragione l'acqua evapora ancora più in fretta, quindi sono stati scompensi vari, hanno resistito alla prima vacanza e la seconda vacanza è stata via tutte le piante, quindi ho avuto un momento di apatia idroponica, e adesso sono ritornato a piantare le piantine, per cui grande serra, in 15 giorni sono spuntate delle belle pianticelle. Adesso abbiamo lattughe al primo piano, basilico, tre piante di basilico, tre piante di menta, tre piante di prezzemolo, tre piante di origano. Signore e signori, l'origano non so perché, non viene mai. Spunto le foglioline, ce le poi. Invece la menta è spuntata. Abbiamo di nuovo i peperoncini, il pomodoro, ma l'ultima volta si era fatto invadente, quindi non l'ho trapiantato. E novità, udite, abbiamo la luce dell'IKEA, quella che fin dall'inizio dovevo mettere in quell'accrocchio IKEA, ma all'IKEA sti stupidi non ce l'avevano. Quindi mi ero organizzato con delle lampadine a LED, cercando di scegliere la giusta colorazione, più o meno sui 6000K. Le piante andavano tutte da un lato perché mi piaceva di più una delle due lampadine che avevo messo. Vedremo questo esperimento e le potremo confrontare con le lampadine cinesi. Aggiornamento sulle lampadine Niello Grow Light 45W. Le lampadine cinesi sono state ufficialmente richiamate da Amazon in quanto potenzialmente pericolose, potenziale veicolo di scosse elettriche, motivo per cui venduto da
Amazon Marketplace, quindi Amazon cura la vendita e il trasporto, ma non è Amazon che vende, un venditore cinese che peraltro stava cercando di raggirarmi chiedendomi di fare recensioni, e mi avevano chiesto pure di fare una recensione per Amazon Germania. Io ho detto che non potevo perché non avevano acquistato su Amazon Germania, e mi hanno detto: compra un'altra lampada e faccio una recensione. Ho detto sì, ma sti gran beep. Alla fine erano pure taroccate dopo che ne ho comprate due. Per fortuna, santo Amazon, mi hanno rimborsato la spesa delle due lampade, mi ricordo se in tutto erano 45 euro, e mi hanno detto: disfattene tu come vuoi. Adesso che faccio? Le butto o le lascio lì in un posto dove nessuno si può folgorare? Aggiornamento sui video del canale: sono probabilmente finiti i video della Florida, del viaggio in Florida, anche perché ci sono soltanto dei filmati su Tortola, la seconda isola vergine che abbiamo visitato, che non mi sembrano niente di eclatante se non un bagno in un fantastico mare e dei paesaggi bestiali, per cui non penso di pubblicarli, lasciamo la magica Linguist Beach. E forse non ho pubblicato Nassau, ma Nassau ha un pezzo bello, ma non so se vale la pena. Quindi, a parte questi due piccoli scorci della crociera, i video del viaggio in Florida sono definitivamente completati. Quelli del viaggio in California sono già sul canale. Ci sono due playlist: USA on the road, dove ci sono tutti i viaggi in America, e USA on the road Florida, dove c'è soltanto la parte più recente. Anche perché i viaggi in California risalgono a 5 anni fa, per cui girati in modo più approssimativo, con una videocamera Sony Full HD, ma la qualità video è sicuramente peggiore, posti fantastici però. I viaggi in Florida sono stati girati con la GoPro e con la stessa Sony. Adesso chiaramente con la macchina nuova, con la 6500, la qualità video è nettamente migliore. Che sole però, ragazzi, in Sicilia, quasi novembre, e il sole è distruttivo. Adoro il sole, però ha un colore diverso da noi rispetto alla quello della California. Devo ancora capire, per chi è stato di voi in California, il mio amore per il sole della California, ma più che altro di Los Angeles. Non so se è una cosa che dipende dalla posizione geografica o cosa, ma quel sole che moriva al tramonto sulla spiaggia di Santa Monica colorava tutto di arancione, filmati, fotografie, veniva tutto benissimo.